Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi sono nuovamente in compagnia della batteria che mi ha accompagnato per tutto il tour italiano del volo e mi sto divertendo tantissimo. In procinto di partire per questo nuovo tour di Clinique, sto in qualche modo ritornando a familiarizzare con questo meraviglioso strumento, quindi colgo l'occasione per ringraziare Gianluca Aramini, Aramini Strumenti Musicali, per fornirmi sempre degli strumenti incredibilmente belli e che suonano veramente bene. Il video di oggi è un video che è una lezione, diciamo, in libertà per me, nel senso che ho scelto di darvi due piccole ricette semplicissime per fare un solo. Sicuramente un ottimo modo per offrire continuità alle vostre frasi è quello di mettere un hi-hat splashato, perché che cosa fa? Non fa altro che fare da click, però in maniera più morbida. Ogni frase che voi vi trovate a suonare su quell'hi-hat splashato immediatamente prende significato rispetto al tempo. In questo secondo esempio vedete un ostinato che è di matrice, diremmo più africaneggiante, potremmo dire una cosa del genere, e ho scelto di splashare l'hi-hat una volta sì e una volta no. Voi potete tranquillamente partire con questo ostinato ternario cercando di familiarizzare suonando le cose ternarie inizialmente, quindi tanti colpi quanti sono quelli dell'ostinato. Poi, come vedete, in qualche frase potete cercare un fraseggio leggermente più binario e poi iniziare a suonare dei veri e propri paradiddle sopra le frasi di 3, quindi diventa un 4 nel 3. Io tengo il piede leggermente fuori dall'hi-hat, dalla parte interna, e lo arretro un pelo. E faccio questo perché comunque ho bisogno di avere pressione sonora lo stesso, mentre il Charleston deve suonare poco. Se lo appoggio appena tenendo il down, non riesco a combinare granché perché il resto del corpo avrebbe una pressione sonora forte, mentre il Charleston dovrebbe suonare un colpo debole. Quindi quella tecnica lì la adotto solo quando suono jazz. Un ottimo modo è quello di andare sopra le
a questo ostinato cercando di utilizzare delle modulazioni ritmiche, quindi non delle frasi telefonate che partono in quattro e finiscono in quattro, partono in tre e finiscono in tre. Cercate di essere vari e soprattutto cercate anche di usare la dinamica. Se usate altri paradiddle può diventare un 5 nel 3. E poi cercate di liberare la fantasia. Oggi è una lezione un po' naif, non vi do, vi do due spunti, diciamo così, ok? Però sono due grandi spunti perché vi permettono di passare un quarto d'ora, 20 minuti in compagnia della vostra batteria, divertendovi una volta che i piedi sono stabili. Iscrivetevi al canale, divertitevi con questo video, divertitevi a provare e a prestissimo, a prestissimo, a prestissimo e a prestissimo anche on the road, ok? Ciao ragazzi, venitemi a trovare. Un abbraccio.